dei nostri calzini. I calzini sono scivolosi. Ok, io posso mangiare solo cibo di colore rosa. Vediamo un po' cosa c'è nel mio calzino gigante. Uno yogurt rosa. Danny? Sì? Guarda la mia nuova calza. Manina, dai, devi scoprire cosa c'è qui dentro. Sì, c'è il mio piede. Ma no. Vediamo cosa c'è nella mia. Un'arancia. E vitamina C, Nina. Ma nella mia c'è solo un cibo. Buoni. A me non piacciono molto le caramelle, però le mangerò solo perché oggi devo mangiare tutto arcobaleno. Oh, ma no, che bello il giallo. Sì, anche il blu. Vediamo cosa c'è dentro. Allora, una bevanda energetica blu, ricca di sali minerali. Ora vedo nella mia. Oh, ma sono buonissime. Un pacchetto di Pansies giallo, yes. Peccato che non hanno i sali minerali. Sono curiosissimo di vedere quello che c'è nelle nostre calze. Chi lo dici? La mia calza è verde, proprio come il mio calzino. Anche lo stesso odore. Marco, fai il serio per una volta, fammi vedere che cosa ci sta. Una mela verde. Ho sentito dire che fanno benissimo i denti. Ok, ora vediamo che cosa ho io. Allora la liquirizia. Ma a me non piace la liquirizia, è troppo amara. Questa, se vuoi, te la lascio a te. A me non piace proprio. No, neanche a me piace la liquirizia. Poi non posso mangiarla io, il calzino verde. Sì, hai ragione. Aspetta, vediamo un po' che cos'altro ho. Carbone. Ma perché il carbone? Io ho fatto il buono. Perché mi sono meritato il carbone? Marco, posso avere la tua calza? Vuoi fare il scambio? No, grazie Pippo, io mi mangerò questa bellissima mela. Uffa, ma a me non mi piace questa calza. Dai Marco, fai bravo, dammi la tua calza. Lascia stare la mia calza, antipatico. Pippo? Matti, sbaglio, stavi provando a rubare un calzino che non è del tuo colore? Sì, non mi piace per niente il cibo che ho avuto con questa calza. La posso cambiare? Cambiare no, però ho una sfida da proporti. Vieni con me. Accetto. Se riesci a rompere la pignatta in 30 secondi, puoi prendere tutto il cibo che c'è all'interno. Ah, facilissimo, me ne basterà uno. Aspetta, perché devi indossare una benda. Buona fortuna. Oh, grazie. Ok, ecco qui. Va bene. Aspetta, prima un po' di giri, no? Buona fortuna. Ok, allora, sono pronto. No. Vabbè, no, da qua qui. Allora, forse qui giusto. L'ho sentita. Dov'è? Dai miei sensi percepisco che sta da queste parti. Sì, è qui. Un altro. Wow, l'ho presa? Sei fortissimo. L'hai fatta volare via. Sì. Vediamo che cosa ho vinto. E speriamo che non sia altra liquirizia. Sì, cioccolata, biscotti. Che meraviglia. Vado subito a farmi una scorpacciata. E non vedo neanche un pezzettino. Ciao. Ok, perfetto. Sono andata al supermercato e ho comprato un sacco di cibo arcobaleno. Che bello. Cosa apriamo per primo? Ovviamente l'uovo di Pasqua di Nina e Matti, no? Sapete che anche voi potrete avere per questa Pasqua l'uovo di Pasqua di Nina e Matti? Perché è in tutti i supermercati. Vediamo. Ho trovato Matti. Uffa, io volevo trovare Ninna. Guardate, potevo trovare Ninna versione diario segreto e Ninna principessa, la mia preferita. Vabbè, dopo andrò al supermercato a prendere un altro uovo. Ora però devo assaggiare il cioccolato, devo fare il test della qualità. Molto buono, sì. Ehi, Ninna, non è giusto che tu hai i calzini arcobaleno e noi no. Dobbiamo portarla via, aiutatemi. Esatto, Ninna, adesso vieni con noi. No. Questo lo prendo io. Eccomi. Allora Ninna, per meritarti i calzini colorati dovrai assemblare questo panino. E non sarà così facile. Già, perché dovrai farlo con i piedi. Comunque io me li merito già i calzini arcobaleno, solo perché sono Ninna. Allora, ok, perfetto. Dobbiamo prendere la base del panino e poi il pomodoro, si sa. Il pomodoro lo mettiamo qua vicino. Poi la lattuga, ok. Sì, e poi l'hamburger, sì. E poi insomma prendiamo tutto e chiudiamo. Mamma, ma che fate? Una frittata? Devi formare un panino, non è finita qui. Sì, ma io il panino lo mangio scomposto, è perfetto. Oh, Ninna, non vale. Devi toglierti i calzini. Ma sei sicuro? Oh, sì. Non puoi chiudere un occhio?
No, 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 no. Togli i calzini. Va bene. Dai, Ninna. Eccoli. Grazie. Vi devo dire una cosa, però. Io sono la regina degli scherzi. E vincerò sempre, ciao! Ma no, Ninna, non vale! Uffa! Ragazzi, mi brontolo il pancino. Già. Oh, ragazzi, che fame. Calmi, 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 calmi. Meno male che ci sono io, il re delle challenge nel tuo colore. Mi è venuta un'altra idea. Seguitemi. Chi riesce a completare il percorso del suo colore vince, ma attenzione, perché abbiamo i piedi legati e chi non riesce a completare il percorso dovrà cucinare per il vincitore. 3, 2, 1, via! Permesso? Ok. Oh, adesso vado qui davanti. Ciao, scusate. E adesso come faccio? I ragazzi sono così in gamba. Io non ho fatto neanche un saltello. Io provo a fare questo. Ok, vai prima tu, ti seguo. 3, 2, 1, no, non ho il coraggio. Dai, ti aiuto io. 3, 2, 1, vai, vai. Sono, Stavo per cadere. Scusa, mi fai passare? No, passo prima io. Devo assolutamente vincere. Falsacchiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi ora al canale di Ninna e Matti per aiutarmi a vincere. Vado. Ciao Danny. Marco. Ultimo. Arrivato. Sì. Aspettate, ci sono anch'io. Ho vinto. Sto arrivando, ce la farò. Ci sono quasi. No, ho perso. Ragazzi, noi siamo i vincitori. Quindi dovrete cucinare per noi. Siete pronti, ragazzi? Sì. Non stiamo così male. Dai, Marco, falla finita. Pensiamo a cucinare. Penso che preparerò un buonissimo risotto allo zafferano giallo per Aurora. Mettiamo del riso. Io preparerò dei wuster rosa per Matti. Gli piaceranno sicuramente. Io invece cucinerò questi biscotti neri per Pippo. Ma voglio fare uno scherzetto. All'interno c'è pistacchio. E non è lo stesso colore dei calzini. Adesso li infornerò. Che buona. Guardate com'è cremoso. Mamma mia, non la posso mangiare. Ma com'è possibile che non si siano cotti ancora? Oh cielo, non ho acceso il fuoco. Ok, siete pronti? Andiamo! Marco! Ok, va bene, ho finito! Dai, dobbiamo andare! Aspettate che impiatto! Staccati! Staccati! Ok, sono pronti, andiamo! Arrivo! Sono proprio curioso di vedere cosa hanno preparato! Sì. Ecco qui! Ah, ecco questo per te! Wow! Grazie ragazzi! Siete stati bravissimi! È buonissimo! Grazie! Questi sono dei wuster, sono rosa, quindi li posso mangiare? Niente male. Lo pensi davvero? Meno male. Wow, Danny, sembrano buonissimi. Oh sì. E come insegna l'educazione, bisogna mangiare con coltello e forchetta. E no, aspetta, che c'è, Danny? Ok, vai, vai. Vado? Sì, ok, sì. Allora. Aspetta, ma mangialo intero, tutto intero, vai. No, lo voglio tagliare col coltello, perché secondo me così è più buono. E vabbè, mangia. Ecco. Ha un sapore strano. Cioè? Non mi sembra cioccolato. Hai detto di cioccolato? Non sa solo di cioccolato, cioè c'è dell'altro secondo me. Aspetta un secondo. Ma c'è del pistacchio. Bene, effettivamente è molto buono. No, forse non hai capito. Il pistacchio è verde e tu lo hai mangiato. Ah, pensi che sia questo il problema? Ma non ti preoccupare, Matti, perché io ho i calzini di due colori. E uno di questi è il verde. Oh, ok, allora se le cose stanno così puoi mangiarlo. Ah, che bello. Oh no, com'è possibile? Mi ha fregato. Ma qualcuno ha visto Ninna? Non la vedo da un po'. Ninna? Dove sei? Ninna? Ninna? Ehi, no, no, no! Che fai? Che fai? Ma che cosa? Ehi, ferma! Sono io! Sono io! Si può sapere che stai facendo? Che ci fai tu qui?
Ma dove li hai presi tutti quei calzini? Non te lo posso dire, ciao. No, ehi, non puoi rimanere lì. Ricordati che è barare avere calzini di diversi colori. Voi volevate togliermi i miei calzini arcobaleno e quindi sono dovuta scappare. Va bene, ho capito, scusa. Però potresti almeno dirmi dove hai trovato tutti questi calzini? Al negozio di calzini, ovvio. Al negozio di calzini? Ninna, ma non mi prendere in giro. Non esiste nessun negozio di calzini. È lì. Vendono calzini. Ah, e ora vai e lasciami in pace. Vendono calzini. Prego, negozio di calzini. Calzini di ogni tipo. Wow, ma tu vendi calzini? Certo. Ma è incredibile, io vorrei acquistarne un paio. Ok, decidi tu quale. Ne abbiamo veramente tanti. Abbiamo questi con gli hamburger, oppure a forma di ciambella, questi qui con le pizze, decidi tu. Ok, io prenderò questi, i calzini con la pizza. Va benissimo, sono 100 soldi falsacchiotti, però non puoi andare mica via così. Hai ragione, allora questi sono 100. E questa è anche una mancia per te. Oh, grazie mille, sei veramente gentile. Con questi calzini fregherò tutti. Ciao, avete visto i miei calzini? Mi stanno bene, eh? Oh sì, mi stanno proprio bene. Non ho mai visto dei calzini così belli. Voi non ce li avete. E guardate cosa posso fare con i miei calzini con le pizze. Posso mangiare la pizza, visto che ho i calzini con la pizza, appunto. È buona. Matti, ma dove li hai presi? Ciao, vogliamo saperlo. Al negozio di calzini, ovvio. Corriamo subito allora. Sì, andiamo. Aspettate ragazzi, vengo con voi. Ciao. No, questi li voglio io. Ragazzi, uno alla volta, non sto capendo niente. Io vorrei questi calzini, sono bellissimi. Sono 100 soldi falsacchiotti. Ma io non ho 100 soldi falsacchiotti. Mi dispiace, devi lasciarli qui. Ragazzi, mi aiutate a comprarli. Allora, sono un po' nerd. No, non ho nessun soldo neanch'io. Ragazzi, mi dispiace, ma senza soldi falsacchiotti, questi qui non potete averli. Però posso proporvi una challenge. Riuscirete a non far staccare i calzini? Ehi, falsacchiotti, siete pronti tutti quanti a ballare con la nuovissima canzone di Ninna e Matti? Buon compleanno! Sì! Allora, 3, 2, 1, via! Buon compleanno! Marco, mi raccomando, non fare movimenti bruschi. Oh, sono stato un pestato il piede. L'importante è che vinciamo. È tantissimo! Buon compleanno! Piano Marco, piano, mi raccomando. Che sto facendo? Piano, fammi più difficile. Buon compleanno. Siamo una coppia perfetta. No, Marco, hai sbagliato. Ma non sono stato, io sei stato tu. Ma non è vero, eri scordinato. Dovresti proprio prendere lezioni di ballo, Marco. Io? Secondo me tu dovresti prenderle. Benissimo ragazzi, beh, devo ammettere che siete stati veramente tanto bravi. Quindi vi siete meritati un paio di calze. Sì. Venite con me. Ora potete scegliere le vostre calze. Oh, io scelgo queste. Ed io queste. Ok, benissimo, sono tutte vostre. Grazie. Beh, ve lo siete meritati ragazzi, complimenti. Oh, io mangerò i piccoli hamburger come i miei calzini. Ed io le ciambelle. Che carina. Anche la mia. Ma che cos'è questa puzza? Ma c'è una puzza terribile. È una puzza di piedi. Benvenuta Ninna. La prossima sfida è: chi resiste di più sotto la montagna di calzini puzzolenti vince. No, ti prego, non ce la faccio. Buona fortuna. Inizia prima tu, Marco, vai. Ma iniziare cosa? La challenge. Questo tanfo è insopportabile. Marco è eliminato. Non so se resisterò molto a questa challenge. Danny, non sta andando male. Eliminato anche lui.
No, 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 non ce la posso fare, mi rifiuto. Ma no, ma se era andata senza partecipare. Speriamo di resistere. È terribile. Non devo respirare, non devo respirare. No, 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 non ce la faccio più, non ce la faccio più, che schifo, che spavanzata, devo andare via. Non ce la faccio, non ce la faccio. Ah, peccato. Comunque Pippo al momento è la persona che ha resistito di più alla mia macchina infernale. Ok, sono pronta, riuscirò a resistere. Ninna, guarda che devi respirare per vincere la sfida, eh. Ecco, mi dispiace, sei eliminata. Come eliminata? Ma non lo avevi detto che dovevamo respirare? Non è giusto. Le regole sono queste. Devo svelarvi un segreto. Siccome io sono abituato ad avere i calzini puzzolenti, non è che mi dispiace così tanto questo odore. È veramente insopportabile questo profumo, odore, puzza, volevo dire puzza. Non si riesce a stare qui. Vi prego, portatemi fuori! Penso possa bastare così. Wow! Ma ti ho vinto? Bravissimo Leo, hai vinto, sei il vincitore! Mi sono meritato il mio cibo blu. Complimenti! Sì, che bello, riceverò il mio cibo blu vicino al mio sacchetto preferito. Ed ecco qui, uno yogurt blu tutto per te. Sì, che bello! Che buono! Ragazzi, non potete capire quanto è buono! È solo uno yogurt! Sì, ma è buonissimo! Poi alla frutta, quasi quasi! Vorrei fare un pisolino. Andiamo! Scusa Ninna, questa è stata l'idea tua. Sì, sì, metteteli. Ma Ninna, muoviti. Ma questo era il tuo piano, Ninna. Il lavoro sporco a noi. Sì, ma fate silenzio, che si sveglia, se no. Non ce la faccio. Muoviti. Come va? C'è una puzza terribile. Dai, Mimmo, mettilo bene. Metteteli bene. Sì, dai. Ma un po' di pazienza. Fatto. Vieni, Danny. Fatto anch'io. Perfetto, andiamo. Oh, ancora il mio yogurt. Ah, buongiorno, Leo. Buongiorno. Ma... Volevo dirti una cosa. Cosa? Sei appena stato squalificato. Perché? Stai mangiando lo yogurt blu e i tuoi calzini sono rossi. Ma mi hanno imbrogliato! Non è giusto! Imbrogliato? In che senso? I tuoi calzini sono rossi, mi sembra palese che hai perso. Non è possibile. Mangiamo solo cibo del colore del nostro iPhone. Ma noi non abbiamo un iPhone. Adesso sì. Questi sono per voi. Questo è per te e questo è per te. Ah, grazie. Wow, chissà che colore è il mio. Un iPhone azzurro. Un iPhone arcobaleno. Un iPhone verde. Che bella scatola. Chissà se dentro c'è un gattino. Un gattino non credo, Ninna. Guarda quanto è piccola. Apriamo. Oh, un iPhone giallo. Ma io volevo un gattino. Il mio è rosa. Io ho trovato un telefono arancione. Guardate bene nella vostra scatola, perché oltre al telefono c'è anche il primo cibo per la vostra sopravvivenza. Non so se essere più contenta per i biscotti o per l'iPhone. Guardate quanto sono belli questi biscotti rosa. Sono pure molto buoni. Ah, che bello il verde, io lo amo e amo tutto quello che è verde, come le verdure buonissime. Vediamo che cosa mi è capitato. I kiwi, la mia frutta preferita. La vincerò io questa sfida. Attenzione, attenzione, attenzione. Stop alla challenge. Qualcuno sta barando. Chi sta barando? Beh, tu. Io? No, impossibile, Matti. Potresti farmi vedere il colore del tuo iPhone, per favore? Sì, certo. È giallo. È giallo? E di che colore è la Nutella? Non la vedi? La Nutella è oro, perché è preziosa come un gioiello. Che
cosa stai dicendo? Tu stai per mangiare la Nutella marrone, non provare ad assaggiarla, se no ti squalifico dalla challenge. Ma il mio cucchiaino è giallo! Il tuo cucchiaino è giallo e adesso è sequestrato. No, no, no. Fermati! No. Ma lo sai quanto è preziosa la Nutella? Falsacchiotti, è il momento di una challenge. Chi balla meglio la coreografia della nostra canzone In Love vincerà un cibo del suo colore. Siete pronti? Sì. Allora, 3, 2, 1, forte, forte il cuore. Mi chiedi come fa, ti dico scappa, tava, diva, duda. Hey, love, love, love. C'è qualcuno che si sta muovendo bene? Puoi dirlo insieme a me. E qualcuno un po' meno? Love, 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 love. Puoi dirlo insieme a me. Dai ragazzi! Hey love! Hey love! Ho analizzato attentamente i vostri balletti e ho trovato due vincitori. Il primo è Samantha, che si è meritata una bibita rosa. Grazie! A ballare non mi batte nessuno. E il secondo premio va... Nina! Grazie! Guardi, ma come, Nina? Io ho ballato benissimo, me lo ricordo. Ho fatto tutti i passi nel migliore dei modi. Ne sei proprio sicuro? Assolutamente. Allora vediamo il replay. Stava, ti va tu. Ma quello sono io? Allora effettivamente hai ragione, sì. Ah, finalmente un po' di pace. Guardate che ho trovato una gigantesca scatola rosa. Vediamo quanto cibo c'è. Oh, caramelle rosa, yogurt rosa, frutti di bosco rosa. È tutto così rosa. Assaggiamo le caramelle. Buonissime. Però vi devo dire una cosa. Sul mio telefono rosa ho cercato mille modi per vincere la sfida e il primo modo che è uscito è barare. Infatti, guardate che cos'ho qui. Una scatola gialla dal colore di Ninna. L'ho rubata così lei non potrà mangiare e perderà la sfida. Sono un po' cattiva. Non lo so, però devo vincere. Vediamo cosa c'era però. Patatine, banana, i plum cake, anche delle caramelle. Certo è che la tentazione di mangiarli ce l'ho, però non posso perché il cibo è giallo. L'importante è che non li mangerò nemmeno Ninna. Neanche qua. Ah, possibile. Hai fame? Ma troppo, troppa fame. Ok, vieni con me, ho del cibo. Vieni, vieni. Fammi vedere la tua cover. Sì, ce l'ho. Arcobaleno. Arcobaleno, perfetto. Allora, puoi mangiarti tutto questo cibo qua dentro. Davvero? Sì. Grazie, Ninna. A dopo, allora. A dopo. Ok, Pippo, io ho tanta, ma tantissima fame. Sì. Voglio anche qualcosa di dolce, quindi anch'io. Prepareremo due bellissime, buonissime torte. Una azzurra e l'altra verde. Verde, 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 esatto, sì, sì. Allora facciamo così. Tu cucini e io leggo la ricetta dal mio iPhone azzurro. Va bene, Chef Leo, iniziamo subito. Allora, un pugno di noci. Ok. Io non le voglio. Farina. Un po' di miele per farla ancora più dolce. Miele, ma sei sicuro? Non mi sembra molto buona come cosa. Tu mettilo. Un po' di latte per amalgamare il tutto e infine frustare bene. Tu sei sicuro, giusto? Hai letto bene? Non lo so, così c'è scritto. Ma Chef Leo, ma sta diventando marrone. Ma perché? Ma la ricetta è questa. Ma tu sei sicuro? Ma poi cambia colore? Leggi bene. Non lo so. Aspetta, 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 Pippo. Qui c'è scritto che vanno messe in forno. Ah, forse cambiano colore lì, perfetto. Sì, allora ci siamo. Ah, siamo stati bravissimi. Ok, Leo, dovrebbero essere cotte. Sì, 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 le tiriamo fuori. Sì. Leo, ma la mia è marrone. La mia è viola. E non hanno un bel aspetto. No. Queste mi sa che non possiamo mangiarle. Non sono del colore giusto. No, e non sono neanche commestibili. No. Ehi, non so cosa state facendo, ma è il momento di una nuova challenge. Venite. Ok, Matti, arriviamo. Arriviamo. Oh, finalmente un po' di cibo da mangiare in santa pace, senza che gli altri parlano continuamente. Allora, questi lamponi sembrano scaduti? No, no, sono buonissimi. Chi riesce a finire la caramella super lunga in 20 secondi vince la challenge. Vieni Leo, sbrighiamoci. Oddio, ma è lunghissima. Lunghissima.
possibile che io spenda una sfida con il cibo? Io faccio sfida! Stop al tempo! Oh no, ho perso solo io, ma non mi piaceva a me, uffa! Devo ammetterlo, siete stati davvero bravi, quindi vi siete meritati un nuovo cibo del colore del vostro iPhone. Ta-da! Ancora caramelle! Potevi darmi un'altra banana! Ha ragione Nina, basta caramelle! Che bello, la mia marmellata blu, ma non ho il pane blu! Io invece ho ottenuto un enorme mandarino! O forse un piccolo arancio. Uffa, che fortunati che siete che avete avuto il cibo, io non ho avuto niente! Beh, Pippo, se vuoi ti posso dare un po' della mia marmellata blu? No, Leo, mi sa che non hai capito il gioco! Posso mangiare solo cibo verde, come il mio telefono! Hai ragione, Pippo, scusami! Tacchino! Mamma mia, che profumino! Questo! Oh! Molto buono, ho troppa fame. Allora prendiamo una fetta di tacchino, ci mettiamo due lamponi sopra, vediamo questo nuovo gusto, sperimentiamo. Mamma mia, non ce la faccio più, ho troppa fame. Quindi ho un piano, adesso chiamerò un ristorante e mi farò portare solo cibo verde. Speriamo che nessuno mi trovi. Pronto? Salve, è il ristorante vicino casa di Nina e Matti? Salve, allora io vorrei ordinare delle zucchine, degli asparagi, dei piselli, della menta, del basilico. Mi raccomando, tutto quanto verde. E per finire, insalata e lattuga, grazie. Ciao amici. Ciao amico. Ciao, ciao Pippo. Perché sei così felice? No, niente Ninna, cose mie. Ok, guarda, io sto mangiando questo che è giallo, come il mio telefono. Sembra buono. Pippo, ti vomitillo? No, Leo, già te l'ho detto, verrei eliminato se lo mangiassi. Hai ragione, scusa. Guarda qui, Pippo, c'è un suono piccolo di mandarino. Va bene, Marco, divertente. Oggi ho proprio tanta fame. Poi vedo tutti che mangiano. Andrò a controllare cosa è rimasto nella mia scatola rosa. Ragazzi, ragazzi, scusatemi, io vado un attimo in bagno. Va bene. Alex, ma questa è la mia scatola rosa. Ti sei mangiato tutto il mio cibo. Abbassa la voce, Samantha. Ah, pure abbassa la voce mi dici. Ma come l'hai scoperto? Ninna, questa me la pagherà. Capitolo 19, il passaggio segreto. Matti e Tommy si scambiarono uno sguardo allarmato. Ragazzi, che state facendo? Stiamo leggendo Emergenza Colori. Zitto un attimo. Ok. Timmy era entrato nel bagno del parco per fare la pipì ed era scomparso! Mi piace? Oh, è bellissimo! Però non ve lo posso leggere tutto, lo dovete andare a comprare in libreria o su Amazon. Lo comprerò subito sul mio iPhone colorato. Aggiunge il carrello e voilà! Dai, se volete leggo un altro capitolo. Oh sì, per favore! Okay. Non leggi proprio niente! Matti conduttore, io avrei qualcosa da dire. Una certa Ninna ha balato. Cosa? Sì. E ho anche le prove, perché Alex è svenuto mangiando tutto il mio cibo. Aspetta, hai detto che Alex è svenuto? No, non è proprio svenuto. L'ho detto per renderla un po' più tragica. Comunque, ha barato. Portami a vedere le prove, subito! Andiamo! Scusate un attimo, amici. Dove stai andando, Pippo? Deve finire il libro. Ma chi è? Aspetta qualcuno. Grazie mille. Che bello. Scusa, Pippo. Sì? Ma cosa stai facendo? Ho ordinato il cibo con il mio telefono verde. Geniale. Ah, fammi dare una controllata. Guarda, verde. Tutto verdissimo. Sì, è vero, puoi mangiarlo, bravo. Vabbè, non ci sto capendo più niente. Forse è meglio passare alla prossima challenge. Chi decora meglio la sua cover vincerà. Matti, io non partecipo, tanto ho già tutto il cibo verde che mi serve per superare le 24 ore. Ok, tanto qui ormai fa ognuno come vuole. Tre, due, uno, via! Ok, questi li metto così. No, sono un po' storti. Non riesco a mettere gli occhietti dritti. La pallina azzurra un po' così. Che bella la mia cover, è tutta sbrilluccicosa. È molto più bella di quella di Ninna. Questa volta devo vincere io. Forse sto sbagliando colore, devo usare il colore preferito di Matti. Ok, beh,
così è molto meglio. Allora, col 7 rovesciato faccio il naso. Geniale, così la faccia completata. Devo per forza vincere io. Ninna, visto che stai andando molto, molto bene. Benissimo. Ho una sfida in più per te. Adesso dovrai continuare con una benda. No, dai. Belli questi capelli messi in questo modo. Ottima acconciatura. Non vedo. Lo so, ma tu ci riuscirai comunque. Credo in te. L'ho messo bene? Forse avresti dovuto spostarlo un po' più a destra. Aspetta. No, no. Ehi, che cosa stai... Che cosa stai facendo, Ninna? Stop! Fine del tempo! Vediamo un po' qual è la cover migliore. Niente male, ne vedo due molto molto carine. Non so proprio quale scegliere. O forse sì, il vincitore è questo iPhone. Hai messo la M, esatto. La M di Matti, giusto? Esatto, e ho messo il numero uno, ovviamente perché tu sei il numero uno. Grande Marco, sei il vincitore di questa sfida. Ed ecco il tuo premio. Delle carote per me. Tantissime. Beh, allora vado a farmi uno spuntino. Non è giusto, la mia cover era la più bella. No, Samantha, la mia era la più bella, guarda. Ho gli occhi che si muovono. Ma non credo proprio. Ragazzi, diteglielo pure a lei che la mia era la più bella. Ma non c'è bisogno adesso. Sì, la mia era la più bella. Ma no, la mia era la più bella. La mia era la più bella. Non c'è bisogno di discutere, che cosa state facendo? La mia era la più bella. Oh, bello, Ninna, Samantha, basta litigare. Vi propongo una sfida solo per voi due. Il primo che fa cadere l'iPhone ha perso. Il vincitore invece riceverà una coppa piena di cibo del colore del suo telefono. Iniziate. Posizionate i vostri telefoni sulla testa. Ok, Ninna dovrà stare attenta. E allora 3, 2, 1, iniziate. Vai, vai, vai. Dovete muovervi un po', dai, camminate, camminate, su. Ciao. Ciao. Molto bene, siete brave con l'equilibrio. E se vi chiedessi di fare una giravolta? Semplicissimo, guarda. Vai, 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 vai. Occhio. Stavo per cadere. Ottimo. Molto brava. Questa sfida si sta facendo davvero interessante. E che ne dite di una bella corsetta? Sì. Più veloce? No! Guarda come sono veloce! Attenzione! Non scontratevi perché il telefono potrebbe cadere! Non cade, il mio è fisso qua! E ora la sfida più difficile! Dovete fare 5 saltelli! 5! Primo saltello! Via! Oh! Sì! Guarda, il mio è ancora sulla testa! Ninna, no, ma il primo saltello! Il mio telefono! Non ci posso credere, non doveva finire così! Il mio telefono è rotto in mille pezzi! Visto che sei la vincitrice, Samantha, la coppa con il cibo rosa! Grazie mille, evviva! Guardate, ragazzi! Matti, devo dirti una cosa. Mi dispiace tanto, lo so. Il telefono era il tuo. L'avevo scambiato perché avevo paura che si rompesse il mio. Ho fatto bene. È il mio telefono. Buongiorno. Che cos'è questo? Infatti. Buongiorno, miei cari alunni. Come va? Io tutto bene, anche se non me lo avete chiesto. Non me lo chiedete mai. Buongiorno. Ninna, non iniziare a fare l'ape alle 8 di mattina perché ho già abbastanza sonno. Perché abbiamo del cibo sui nostri banchi? Forse si è sbagliata. Oggi faremo una challenge bellissima che ho già fatto in passato ma che voglio riproporre anche a voi. Come vedete sui vostri banchi c'è molto cibo. Moltissimo cibo. E questo significa solo una cosa. Una challenge di cibo. Faremo la challenge di mangiare solo cibo del colore della nostra maglietta per 24 ore. Come facciamo?
piaceva sapere come eravamo vestiti. Non lo so. È possibile che abbia messo delle telecamere dentro la nostra casa? Sì, è possibile, visto che è pazza. E poi io non mi vesto mai di rosa, com'è possibile? E io non mi vesto mai di nero, solo che non ho magliette pulite. Ah, sono così emozionata. Per questa occasione mi sono messa la mia camicia più bella, cioè quella che metto tutti i giorni, ma comunque sempre la più bella, ovvero questa qua bianca, e quindi il colore del mio cibo sarà bianco. Quindi iniziamo. Non vedevo l'ora di mangiare le patatine bianche. Vederla mangiare. Sì, effettivamente sì, però c'è da dire che è una maestra molto originale. Proporre a degli alunni di fare mangiare solo cibo del colore della maglietta è davvero da professoressa moderna. Sì, però tu sei il suo alunno preferito, ti ha messo cose più belle, guarda me, ha messo tutte cose che non mi piacciono molto. Ma da cosa lo hai capito? Falsacchiotti, la professoressa mi ha dato la liquirizia, che a me non piace nemmeno, cioè nel senso mi piace ma non è che mi faccia impazzire. Avrei preferito le caramelle bianche matte, quelle rosa che quando le metti in bocca sono un po' aspre e fai questa faccia. Vabbè, mi toccherà mangiare la liquirizia. Se vuoi possiamo scambiarci la maglietta, io ho anche il prosciutto cotto. Perché? Perché a te non piace la liquirizia, almeno io sono brava. E comunque, guarda, è uguale alla mia maglietta. Sicuramente lei preferisce Matti a me. Ma Matti non avrebbe mai dato una cosa che non gli piace. Perché sto continuando a mangiarla se non mi piace? Ho l'imbarazzo della scelta. Incominciamo a togliere queste cose di scuola, perché oggi, da quello che ho capito, si mangerà e basta. Abbiamo a disposizione un buonissimo fruttolo, oppure una girella, o anche dei crackers rosa. Questi non li avevo mai visti. Direi proprio di partire con la girella. E pensare che oggi volevo indossare una maglietta verde, chissà quante cose strane mi sarebbero capitate. Ehi, ma questa girella non è rosa. Oh, vabbè, la confezione era così. E poi me l'ha data la professoressa Falsacchiotta, quindi non è rosa neanche all'interno. Vabbè. Buone le patatine, però se mangiate tante fanno male, quindi ho deciso di mangiare questi vermicelli di riso. Non si muovono più, tranquilli. Aspettate un attimo. Ma non sono veri vermi. Che cos'è questo? Come si mangia? No, non sono buoni. Non sono vermicelli. Faremo finta di niente. Cuocere in acqua bollente? Oh oh, andavano cotti. Le patatine fanno benissimo se mangiate in grandi quantità. Sì. Attenzione, per l'occasione ho voluto scrivere una poesia. Esatto, per il prossimo cibo vorrei introdurlo con questa poesia che ho scritto io con il mio pennarello nero, perché oggi mangerò tutte cose del colore come la mia maglietta nera. Vado. Nero è un colore oscuro, oscuro come le tenebre tenebrose, scuro come l'orizzonte quando piove, scuro come la mia maglietta e come i sentimenti della professoressa Falsacchiotta. Stavo dicendo come i sentimenti di un falsacchiotto. No, non è vero. Scuro come la liquirizia che mi devo mangiare per non perdere la challenge. Ho finito. Applausi. Ti è piaciuto? Vabbè, io intanto mi mangio la cioccolata amara. Dina, Nina, vieni qui. Ma ti sono così. Vieni qui. Ho in mente un piano. Che piano? Un piano malefico. Un piano malefico? In che senso? Voglio fare uno scherzo alla professoressa Falsacchiotta. Sei sicuro? Sì, ciò che devi fare è far finta di niente. Okay. Mentre io andrò sotto la sua cattedra e le nasconderò qualcosa di rosa nel panino. Ok, va bene. Io sarò zitta come... Come... Come? Come? Come cosa? Chi è che sta zitto? Un pesce, sì. Ok, va bene. Intanto continua a leggere il libro, così la professoressa non dubiterà di te. Augurami buona fortuna. Sì. Shh.
Siamo sotto la cattedra della professoressa falsacchiotta. Adesso devo riuscire a prendere del cibo. Proprio quello di cui avevo bisogno. È arrivato il momento di preparare un bel panino. Ma questo pane è già morso. Boh, vabbè. Ok, e adesso mettiamo questa cosa roba. Falsacchiotti, è arrivata la professoressa. Perché è troppo buono. Ha un sapore strano però ora. Praticamente ha perso la challenge. Sì, però non diciamoglielo adesso, perché magari se perde la challenge si arrabbia e ci fa fare una verifica a sorpresa. È una buona idea, ora continua a disegnare. Perfetto, verso gli ultimi minuti, prima del suono della campanella, beh, avrà una spiacevole sorpresa. Non so cos'è. Molto strano. Vabbè, è comunque buono. Ragazzi, la professoressa falsacchiotta mi ha dato questi biscotti. Ma sapete cosa c'è dentro? La crema bianca, come la sua camicia. Quindi ogni volta che vorrò mangiare un biscotto dovrò aprirlo e togliere questa crema bianca. Capite quanto è perfida con me? Un po' meno perfida perché sono molto buoni. Anzi, sapete che vi dico? Io mi mangio tutto il biscotto intero con anche la crema bianca, perché tanto lei ha già perso, anche se non se n'è accorta. Quindi... Che sete! Infatti io berrò la mia bellissima Coca-Cola nera. La Coca-Cola! Ah! La posso assaggiare? Anzi no, almeno odorare, dai, ti prego, almeno odorare. Secondo me se l'odore avrei perso. Dai, ti regalo un poppit. Quale? Questo meravigliosissimo poppit. Senti che pop che fa prima. Ok, lo voglio. Tieni, puoi annusare quanto vuoi. Ok, grazie. Almeno posso sentire l'odore della Coca-Cola. È bellissimo giocare con i poppit. Sono troppo belli. E voi, falsacchiotti, ci giocate ancora? Io sì, tutti i giorni. Ora lo rivoglio però, tieni. No. Lo scambio era che tu annusavi e mi regalavi un poppit. Sì, però non credevo che fosse così brutto annusare la Coca-Cola senza berla. Praticamente non ha senso. Devi sapere che le sorprese non sono finite. Ho un gioco con il cibo da fare. Guarda cosa ho qui. Che bello, vorrei tanto uno Smarties. Se riesci a trovare lo Smarties nero, te lo concedo. Lo potrai mangiare. Ok, che inizi la sfida. Vicino al nero, no? No? Ops, che peccato! È un vero peccato. Guarda questo invece quanto è rosa. Ehi, mi scusi, professoressa falsacchiotta, può venire un attimo qui? Che c'è? Le propongo una sfida. E che sfida sarebbe? Chi riesce a vincere a Tris potrà mangiare ora. Sono bravissima, forse tu non lo sai, ma io ho vinto campionati e campionati di Tris. Bene, inizio io. Te lo dico io perché hai imparato. Professoressa falsacchiotta, ma lei ci ha giocato almeno una volta a questo gioco. Cioè, io dovevo fare così e lei non mi ha bloccata. È un gioco da ragazzi. Vuoi una nota? No. Allora vai a posto. Ok, va bene. Beh, dato che ho vinto però voglio mangiare davvero qualcosa. Wow, ma sono davvero rosa questi crackers. Non ci posso credere, è la prima volta che vedo una cosa del genere. Vediamo se hanno un sapore di... rosa. Ma non sanno di rosa. Anche perché, che sapore ha il rosa? Quanto è buona la panna! Dovete sapere che la panna è il mio cibo preferito. Spesso, quando torno a casa la sera, mentre correggo i compiti, mi mangio un tubetto di panna.
molto esagerato. Vabbè. È buonissima. Bene, Ninna, il grande momento è arrivato. Adesso io dirò una cosa. Aspetta. Cosa? Mancano 5 minuti. Secondo me in 5 minuti ci interroga. Non ti preoccupare. Una volta che io finisco di parlare, tu conta fino a 3 e poi incomincia a correre, va bene? Ok. Ehi, professoressa, le devo svelare una cosa. Provi ad aprire il panino che ha mangiato un po' prima. Se ne accorta? Adesso scappa! Scappa! Ha perso! Ha perso! E avete ingannata! E questa è una cosa! È una cosa! Ha perso! Falsacchiotti, cliccate sui video che sono comparsi sullo schermo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Scappa! Un saluto a Nina e da Matti! E benvenuti in una nuova 24 ore! Una nuova 24 ore? Sì, una sfida challenge di 24 ore. Ma non me l'hai detto che dovevamo registrare una 24 ore ma oggi? Ma come no? Oggi mangeremo solo cibo del colore della nostra maglietta. Ma che cosa? Ma che colore è poi questo? Io non mi sono preparato. Cioè, ho una maglietta di un colore indefinibile. Cos'è? Un melanzana? Un color melanzana? Mangerai le melanzane? No, no, non ce l'ho in casa. E il supermercato è chiuso oggi. Però potresti mangiare. Nina, tu mi devi avvisare quando dobbiamo fare sti video, però vabbè, guarda. Tipo prosciutto. È vero, il prosciutto crudo. Vabbè, ma tu hai una maglietta bianca a dir poco perfetta. Puoi mangiare. Che puoi mangiare? Le mozzarelle, le galette di riso, il riso, il parmigiano. Parmigiano? Insomma. E lo yogurt, i biscotti bianchi. Vabbè, ho capito, hai un sacco di cose da mangiare. Secondo me, tipo le crocchette dei gatti sono dello stesso colore della tua maglietta. Scopriamole insieme allora. Sì. Oh, beh, ci assomigliano abbastanza, anche se sono più di un marroncino color pupù. Però... Ehi, chi è arrivato qua? Vabbè, allora fate un secondino a cambiare no, maglietta. No. Sì. Potrei cambiarti fino a domani, però, cioè, diciamo, ora no. Ah, vabbè, comunque, sono esattamente le 16:52, quindi penso sia il momento di fare merenda e questo video, quindi, se non 24 ore, terminerà domani a pranzo? Sì. Ok, iniziamo. Allora, io vorrei mangiarmi, come ti ho detto, lo yogurt, dato che ora sto facendo merenda con lo yogurt ed è bianco, ovviamente. Però volevo chiederti se secondo te questi sono bianchi. Che cosa sono? Biscotti. Biscottini. Allora, dalla telecamera sono ancora più gialli di quello che sono nella realtà. No, mi sa proprio che... Vabbè, dai, dato che c'è lo zucchero sopra, potremmo accettarlo, ragazzi. Potremmo accettarlo. Io però ragazzi, ti direi che potresti mettere un pochino di zucchero a velo sopra per renderli ancora più bianchi. Per renderli ancora più grassi, dicevi. Però sì, lo farò. Attenzione, guardiamo l'agilità di Ninna. È pronta a cadere a terra e a fare boom. È vero. Che poi in realtà abbiamo anche un'altra cosa bianca. Ah no, cioè? Scherzavo, l'ho finita. Ah, ma da quanti secoli esistono questi Kit Kat dentro quello non scaffale so. Magico? Ogni volta c'è una cosa che non mi ricordo più. Non lo so, però mangerò lo yogurt e i biscotti. Va bene. Quei Kit Kat saranno per la mia prossima maglietta bianca di domani. Io ho dato una rapida occhiata a tutti gli scaffali che ci sono nella nostra cucina. E questo colore è a dir poco inimitabile. L'unica cosa che ho trovato abbastanza simile è praticamente questa. Ve lo faccio vedere subito. Allora, dove si trova? Prova. Eccolo qua. Guardate, più o meno, molto meno che più, ci siamo. Guarda Nim. Dai, sì. Oh. Perché dobbiamo dire che tagliato diventa un colore più chiaro, però quando tutto insieme è compatto il prosciutto comunque. Esatto, diciamo, quella colore. Sì, quella coscia di prosciuttone gigante che vediamo, esatto, sui supermercati è identica a questa. Esatto. Io questo me lo mangio. Ah, ok. Però non potrai accompagnarlo con niente, praticamente. È vero, io in genere mangio sempre i crackers o la pizza quando mangio il prosciutto. I crackers e la pizza non sono color. Che colore è? Non lo so, Bordeaux. Mi sa proprio che mi toccherà mangiare del prosciutto così. Buono. No, ma non c'è niente di sto colore. È tutto così diverso, non c'è niente. Vabbè, sentite, mi arrendo, mangio il prosciutto e basta. Ok, facci vedere. Ecco qui la mia merenda.
merenda. È abbastanza semplice da riconoscere. In fondo non ci vorrà poi così tanto. Fai esattamente in questo modo. Prendi un pezzo, lo appoggi su se stesso e poi, te lo mangi. Non vedo alternative se non accompagnare con un pezzo di carta. No, è bianca la carta. È bianca. Tieni, te la puoi mangiare. No, non la mangio la carta. Va bene, meglio che mangi te, che io qua finirò subito. Ok, io vado ad aprire questo zucchero a velo. Metto un biscottino. Ok. Avevo detto che avrebbe funzionato. Poi apro questo. Comunque, ho letto sulla confezione che c'è la carta. Perché c'è la carta? Scusa, l'hai letto per la prima volta adesso? Sì. Quindi tutte le altre volte hai mangiato la carta? No, non ho mai preso questa marca. Ah, ok. E vado. Voglia? Ma è tutto così bianco in questa schermata, è incredibile. Va bene, va bene. Hai rispettato alla grande la tua challenge. Complimenti. Hai fatto più gesti tu? Che io in tutti i video di Ninna e Matti messi insieme. Ti consiglio di metterti la maglietta bianca domani. Devi assolutamente provare questa combo. È buonissima. Vabbè, sentite, ci vediamo a cena. Una saluta a Ninna. Ma come? Non, guarda che il video non è iniziato ora. Vabbè, lo volevo risalutare i nostri cari amici. Comunque, come vedete, la mia maglietta è cambiata. Ora è di un colore giallo. Molto carino. Perché stasera andrò a mangiare la frittata. La frittata? Giusto, è un bel giallo da vera frittata. E tu invece andrai a mangiare i pomodori? Ecco, diciamo che data la mia esperienza con quel colore che ancora non sono riuscito a capire, questa volta sono andato al sul sicuro. Lo sai che cosa rappresenta la maglietta rossa? Pomodoro? Sì, ma preferirei considerarlo un ingrediente della... pasta al pomodoro? Sì, ma cosa c'è oltre alla pasta al pomodoro che si mangia a cena? La matriciana. La pizza, andiamo a mangiare la pizza stasera. Tra l'altro la diavola che ha anche i, come si dice, il salame rosso. Quindi è perfetto, capito? È troppo buona. Vabbè, ci vediamo a cena, perché Matti non sa parlare. Oh, ma perché dici che non so parlare? Quando ho fame non riesco a parlare. Vedrai mentre mangio la pizza invece come riesco a parlare. A dopo. Io penso che questa cosa sia molto brutta nei miei confronti, che ho una frittata tristissima e tu una diavolina molto carina. Non è colpa mia, l'ha deciso la maglietta, guarda. Siamo anime gemelle, siamo io e lei, io e la diavola, io e la pizza. Fammi vedere invece te cosa mangi. Una frittata. Sempre cose più brutte io comunque, cose salutari. Vabbè, ma io pure mangio le cose salutari. Non in questo episodio magari, però in altri sì. Buono? Vabbè dai, provo ad assaggiare la mia. Vediamo com'è viene, secondo me non sarà niente di che. Rotellina taglia pizza. Non tagliare il piatto. Ma no, è che non si taglia. Non si taglia la pizza. È una rotellina finta questa. Ah no, scherzo, l'avevo già tagliato. E allora facciamo così. Magari vi evito tutto il ritagliamentazionamentatore. Quindi prendo solo un pezzo e me lo assaggio molto molto bene. 3, 2, brucia. 1. Sì. Ah, facciamo cambio. No, dai, questa volta no, non ti vorrei far mangiare questo scempio. Sì. Falso, dai, questa volta ci accontentiamo così. Comunque sai che domani mattina mangeremo... Aspetta, ma il mio pigiama è blu. Lo cambi? Sì, probabilmente sì. Vabbè, si scoprirà domani mattina che cosa mangeremo. Buonanotte a tutti. Notte. Buongiorno a tutti. Per questa colazione abbiamo dovuto fare uno strappo alla regola. Ninna ha la maglietta blu, ma stamattina mi sono svegliato presto e ho deciso di fargli una bella... Scusate? Una bella colazione a sorpresa con un cornetto a Nutella caldo con zucchero a velo sopra. L'ho fatto, Ninna. Il tuo sogno finalmente si è avverato. Poi i muffin... E la sua bevanda speciale segreta che nessuno mai saprà cosa ha dentro. Vai, assaggio in diretta. Cornetta a Nutella caldo caldo con zucchero a velo sopra e Nutella dentro. Era quello che volevi? Buono? Poi vabbè, ho messo i muffin per decorare. In realtà se non li vuoi non li puoi mangiare comunque.
Come hai fatto? A fa che? Stavo mangiando. Nel forno? Buono? È più buono di quello normale? E vabbè, non ci sarà una colazione con blu probabilmente. Che poi io anche ho il pigiama blu, guardate. E però niente da fare. Probabilmente ci vedremo a pranzo e continueremo la nostra challenge. Ora Willy, goditi la colazione. Ah no, volevo dire, ora Ninna, goditi la colazione, mi raccomando. Senti, mi dispiace ma a pranzo niente sorpresa, eh. Se vuoi me la fai tu una sorpresa. La colazione, ti ho fatto tutta quella cosa bella. Ah, dici della colazione. Te l'eri già dimenticata? Vabbè, lasciamo stare. Comunque, che cosa dobbiamo fare? Pranziamo, io sto già cucinando il pomodoro perché come vedi la maglietta rossa mangerò il riso con il pomodoro. Tu invece cosa mangi? Il prosciutto di nuovo? Mi sono dimenticato di nuovo e mi sono messo un'altra maglietta a bordo, non ci voglio credere. Ma perché mi dimentico di sta challenge? No, io non lo rimangio il prosciutto, mi dai la possibilità almeno di cambiare una volta la mia maglietta? Va bene, però la decido io. Oh, vabbè, aspetta, accetto. Aspetta, vado a prendere. Ah, così, diretta, già sapeva che mi avrebbe ricattato. Ok. Ninna, che cosa stai combinando? Non prendermi una maglietta arcobaleno perché io... Verde, come i broccoli. I broccoli? No. Te hai capito proprio male. Io i broccoli non me li mangio proprio. Assolutamente. Io ho deciso il colore della tua maglietta. Vedete cosa mangiare. Ok, è arrivato il momento di ragionare. È il momento di fare i furbi. Mi ha messo il verde. Mi vuole far mangiare qualcosa di verde. Ma io troverò qualcosa che mi piace. Zitta Alexa. Forse ho un'idea. Vediamo se la nostra signorina ha rispettato la challenge. Ok, facciamo la prova finale, per favore, il controllo alla maglietta, grazie. No, porta il piatto vicino alla tua maglietta e facciamo il controllo, giusto? Noi siamo scienziati. Bene, ok, la gradazione più o meno è simile, dai, possiamo, ecco, accettarlo. È uguale. Comunque, io non so, molti mi dicono che il riso con il pomodoro non si mangia, però io l'ho sempre mangiato. Ma come non si mangia? È buonissimo il riso col pomodoro, io lo mangiavo sempre da piccolo. Ma infatti, forse da piccoli si mangia. No, vabbè, dai, lo mangerei anche adesso. Forse io. Forse da domani lo rimangio, dai. Ora vorrei assaggiarlo, ma purtroppo non posso. C'è niente da fare, sono una cuoca. Hai fatto un riso col pomodoro. È buonissimo. Ma non è buonissimo perché sei una cuoca, è buonissimo perché è riso al pomodoro. Assaggia il tuo invece. Vediamo, l'hai preparato te il pesto? Sì, l'ho fatto io e l'ho pestato per bene con i miei piedi. L'ho fatto... Dai! Non si pesta con i piedi. L'ho pestato per renderlo di un verde a dir poco perfetto. Ho utilizzato la pasta integrale che forse va a scurire un pochino, Non è molto simile alla tua maglietta. Senti, è pestato, l'ho pestato in casa. Non è che puoi farlo con i colori esagerati, no? L'ho fatto pestato in casa con quello che avevo. Ho messo un po' di... Prezzemolo. Basilico, Ninna. Un po' di broccoli. Un po' di brodo e cose del genere, sì, no? Panna. Comunque, in realtà, lo sai che né io né te abbiamo superato al 100% questa parte della challenge? Come no? Perché io adesso te la vado ad assaggiare, ma in realtà sto mangiando un po' di verde mischiato al marrone. Come tu non potresti mangiare il riso, potresti mangiare solo il pomodoro a cucchiaiate. Se ci pensi è così che dobbiamo fare. Guarda, ti faccio vedere. Vabbè, adesso è finito. Comunque io avrei ma quindi non l'hai fatto te? No, questo è un barattolo che ho trovato a caso così dentro casa per mettercelo. Cioè, se io avessi dovuto mangiare davvero il verde, devo fare così e mangiarmi una cucchiaiata del pesto. No, direi di no. Un saluto da... giallo e da rosso. Ah vabbè, da giallo e da rosso. Questa volta accetto il tuo saluto. Per quale motivo giallo e rosso? Perché oggi ragazzi, per le prossime 24 ore cercheremo di mangiare soltanto di un colore, ovvero il nostro colore preferito. Esatto. Il mio è giallo. Il mio è il rosso. Prima era blu, adesso è diventato rosso. Allora, queste sono tutte le mie cose. Queste sono le cose di Matti. E questa è condivisa perché ovviamente dentro ce ne sono di vari colori. È vero, i Smarties sono di tutti i colori. Vi faccio vedere le mie cose. L'estate che è giallo al limone. Ok, sì. Poi questo non so cosa sia sinceramente. Crema gusto vaniglia. Bene, interessante, vi faccio vedere i miei. No, queste sono le cose. Ninna, hai visto che ora è per caso? Guarda, clicca sul mio orologio. No. Clicca.
Guardate, è 1:42. Io sto morendo di fame e anche la felpa di Nina e Matti, che ho messo quella di Natale, anche se adesso non è più Natale, ma per me è sempre Natale. Quindi prepariamo il pranzo, troppa fame, le altre cose poi le scopriremo. Amen. Ciao Tatman, grazie mille per esserti abbonato al nostro canale. Un grande saluto da Nina e da Matti. E da Nina. Ciao. Prendiamo la tovaglietta, ovviamente. Qui creo spazio io, tranquilla, non c'è problema. I tovaglioli non possono mancare e per stavolta ce la giochiamo coi piatti di plastica. Di carta. Di carta, è plastica, Ninna. Ma si chiama carta. Plastica o carta? Scrivete nei commenti. Vediamo un po' se ci abbiamo la... scritto. Piatti fondi biodegradabile. Ai ai ai. Non lo sanno neanche loro. Non lo sanno neanche loro. Ninna. Grave. Addirittura questo servizio di tripla posata, Nina. Ma perché non so come si mangiano queste cose. Effettivamente. Quindi ho messo tutto. Come pranzo io con queste cose? Hai il salato, poi hai il dolce. Ma manca una cosa, oh, io l'ho comprata ieri. Fermi, manca una cosa. I salamini. Saranno in frigo i salamini, che dici? Eccoci qua. Salamino piccante. Volevo prendere quello normale, ma ho dovuto prendere quello rosso perché almeno è in realtà è rosso anche quello normale. Sì, ma questo è super rosso. È piccante. Assaggia. Non è piccante. No, no. Ora sì. Oh. Ok, vabbè, comunque andiamo a mettere due salamini. Poi aspetta, ma quella pizzetta è la mozzarella. Devi toglierla. Non puoi mangiarla. Oh mio Dio. Ma quanto è picca. Ci sono, davvero? Certo. Dai, no, non è rossa. Ma io sono dei puntini di mozzarella. Vabbè, le devi togliere. Quindi la devo levare. Sì. Non ci sto credendo, ragazzi. Togliamo. Sì, ma mi si sta levando tutto. Aspetta, tanto che tu fai, c'è qualcuno che vorrebbe entrare. Ehi, perché sei finito lì? Willy, perché sei lì? Senti, intanto qui si è svuotato tutto. Che dovrei mangiare io così? Guardate, pomodoro. Tutta la mozzarella si è levata. E poi, vabbè, ci abbiamo anche il dolce, che sono delle castagne scioppate. Esche. Oh mio Dio, esche. Mamma mia. Vabbè, sentite, ieri Ninna... Ah sì, è già aperta perché non ho mangiato una ieri. Perché Ninna vi diceva ogni volta, so pesche sciroppate, pesche sciroppate. Ma non è vero, ma sei un bugiardo. Le pesche non me le mangio. Però lei non mi ha mai detto in realtà che non sono delle vere pesche. Ma io pensavo fossero pesche glassate. Ma poi sciroppato cosa? Ma non sei un bugiardo, non te l'ho mai detto. Come le chiami? Pesche. Pesche. Quindi queste sono pesche. Sì. E quando tu vuoi la frutta invece che dici? La pesca. Non mi quadra molto. Volendo, ora che ci penso, però io potrei fare pure una bella diavola. Un saluto a tutti i maestri pizzaioli che guardano questo video. Non sarete molto fieri di me. Questa è una diavola però e me la posso mangiare. Vai. Ci vuole coraggio per fare ste cose, eh. Un like solo per questo. 3, 2, 1. Allora, ho mangiato diverse volte la diavola nella mia vita. Questa non sa di diavola, sa di gomma. Però oggi il pranzo è questo, quindi non... buon divertimento. E io invece ho preso delle farfalle schiacciatina, curry e semi di quinoa. Forse curry? Curry, ne sei sicura? Guarda quante sono gialle. E le mettiamo qua. Poi io ho una domanda, il parmigiano. Secondo te è giallo? Fammelo vedere. È un giallo spento. Sì, è tipo sì, un giallo che non ci ha creduto abbastanza, ecco. E poi ho anche la galletta di mais. Wow. Sì, però è tutto secco. Effettivamente se volete fare una dieta utilizzate il giallo. Ninna, abbiamo scoperto una nuova dieta. La dieta del giallo. Ti prego, proponiamola a qualcuno. Creiamo la nostra dieta, facciamo... Non è una dieta! Come no? Guarda, no. È perfetto! No, buono? Assaggia le altre cose però, Ninna. No. Devi mangiare tutto, eh. Attenzione. Va. E lo mangia. Ma hai mangiato sempre... Ah, no, no. Ok. Manca il parmigianino. Addirittura, che sei una regina. Ma certo. La regina delle regine e si becca pure questo. Che ne pensi? Dopo tutto questo secco. Il tè.
La scatola è gialla, Ninna. No, ma non è dentro. È marrone il tè. No. Il tè è marrone. Il tè è daltonico, non è marrone. Io sono daltonico, eh. Non è marrone, è giallo. È palesemente marrone. È giallo. Ah, se Scusa. Prendi il tè verde è verde, okay. Ma questo non okay. si chiama tè giallo, è tè al limone. Com'è? Gallo. Esatto. Tu mi stai truffando. Fateci sapere se volete altre challenge delle 24 ore con un bel mi piace. Scriveteci nei commenti quale prossima sfida fare. Io mi sono dimenticato di farvi vedere la mia vera bibita rossa. E questa non si chiama... È arancione. È rossa. A che gusto è? Aranciata rossa. È rossa. È arancione. È la bottiglia che è rossa. Allora, io sono sicuro che sta cosa non mi piacerà. Però, essendo simile all'aranciata, secondo me, cioè, alla fine, che cambia tra l'aranciata rossa e l'aranciata arancione? Cioè, andiamola ad assaggiare, ragazzi. Sinceramente, non mi convince molto. Ma oltre al succo, era l'unica cosa che c'era. Quindi, buona fortuna. È arancione, secondo me, comunque. È buona, è molto buona, è buonissima. È tipo l'aranciata normale, ma è rossa. Vabbè ragazzi, io intanto mi finisco la pizzetta e poi, beh, passiamo al dolce. Ma cosa mangeremo noi durante le altre ore del giorno, ora che ci penso, Ninna? Non c'è nulla, non ci hanno dato niente per sta challenge. Sopravvivremo. Vabbè. E come non concludere un pranzo con il dessert, per fortuna. Dessert? Visto che sto ancora morendo di fame, io non posso. Mi sa che Willy vuole mangiare giallo. Ah, hai scelto giallo, Willy. Mi tradisci così. Vuoi fare la dieta del giallo? Capisco, capisco. Va bene, va bene. Comunque, andiamo ad assaggiare sta. Pesca. Pesca, pesca. Saprà davvero di pesca? L'interno è questo. Non vorresti mangiarlo? Dai, intorno è rosso, però. Perso la sfida da solo, effettivamente. Ma chi se ne frega? Guarda, c'è pure la confezione rossa, meglio di così. È buona? Buona. Ma scusa, tu invece il dolce non ce l'hai. Eh sì, invece, guarda. E ora l'assaggio. È la prima volta che mangio una cosa del genere. Ma non puoi mangiare come dolce uno yogurt. È uno yogurt? Cos'è, scusa? Crema. Crema. È gialla, quindi puoi mangiarla, ti do il permesso. È yogurt? Non è yogurt. Che differenza c'è tra lo yogurt? È una crema. Io non capisco, ve lo giuro. Io non capisco. Fernandino, dimmi qualcosa a te, per favore. Ma se ti sei mangiato quello a colazione ora, cosa mangerai tu? Spiegami. I cornflakes. Così? A secco. A secco con il tè, tra l'altro. Oh, ehi, ma quanta fame c'hai, bella. Guarda che quello è pure mio, eh. Questo no. È pure... Sì, sì, è pure mio. Ne hai mangiato uno a caso? Era giallo. Bugiarda, hai perso. Hai perso! Senti, me ne dai uno rosso, per favore? Mm-hmm. Ho tanta fame, troppa fame. Questo non è rosso. Dammi uno rosso prima che sia troppo tardi. È di nuovo marrone questo! Oh, questo è rosso. Ci vediamo a merenda allora, perché ora io sono molto pieno. Va bene, a dopo. Ragazzi, si è fatta una certa e io ho fame. Matti? Matti, ho fame. Ninna, ma le cose non sono cambiate. Vabbè, tu puoi mangiare la marmellata. Ma tu hai il gelato. Ah, è vero, gelato. Sì, me lo ricordo ora. È alla marena. Sì, puoi mangiare solo le parti rosse. Io sta roba non la voglio. Questa roba non la voglio. Ma poi scusami, te che fai? Ne mangi un altro? Sì, però ci aggiungo gli smarties. Ah, devi selezionarli praticamente perché... Vediamo, merenda da Ninna, che cosa ci propone... Perché sono tutti blu? Sono tutti blu. Lo so, infatti. Cioè, sono pochissimi quelli gialli. Nella prossima challenge io sceglierò proprio blu. Purtroppo è stata colpa mia, ho deciso di cambiare colore preferito quest'anno ed è andata così. Anche nell'immagine del profilo del mio canale YouTube è rosso. Ho fatto! Vuoi? Grazie, lo metterò qui dentro anch'io. Col singhiozzo, vabbè, me lo mangio, va, che faccio prima. Guarda. 1, 2, 3. È tutto così giallo, Ninna. Hai visto? Ma io sono bravissima. Che figo. È troppo giallo, guarda. È una giallanza questa. Vabbè, mangia, va. Non hai preso lo smart. Ah, non l'ha preso. Quanto, quanto è brutto quando non lo riesci a prendere. Stavolta l'ho sentito, cioè. 2.
2 addirittura. Assaggia te. Guarda, io ti dirò, con sta dormita mi è venuto un mal di stomaco spaventoso. Che fazza. Penso proprio di riuscire a resistere fino a domani, sai? Sì, dai. Vado, eh. Non è molto divertente. Sì, è impossibile non prendere il bianco, però... Beh, penso possa valere così, giusto? Sì. Vado, eh. Non la... E voilà! Dai, Matti! Come faccio io a riempirmi così? Va bene così, sto a posto così, guarda, non c'è bisogno. Non voglio proprio mangiare, guarda, mi bevo pure. No, mi fa schifo pure questa. Non so, io odio il rosso, ok? Io odio il rosso perché è il mio colore preferito. Questi cibi non fanno per me, capite? Non fanno per me. Il supermercato delle challenge mi ha dato sta cosa che io non mangerò perché non mi piace. Morirò di fame, Ninna, io lo so che morirò di fame. Questa è la mia fine. Apri la bocca. Era marrone il pezzo. Non l'ho ancora mangiato, Mangia. Mangia. Ormai è dentro la tua bocca. Dai, Ninna. Hai perso. Falsa chiotta. No. Sei una falsa chiotta storica. Quindi ho perso, vero? Sì. Ho perso. La challenge è finita, quindi posso fare una cosa adesso. Guardate che cosa posso fare ora. È ciò che sognavo dall'inizio di questo video. Questo è quello che ho dovuto levare prima. Questa è l'unica cosa che mi mangio. Eccola. Mozzarella. Solo il bianco mangio. Oh, challenge, che peccato. Mi sto mangiando tutta la parte bianca e sto lasciando quella rossa. Ok, ragazzi, abbiamo appurato che è impazzito. Quindi abbiamo appurato anche che hai perso. Comunque, le febbrine e Matti le trovate qua sotto. Basta che scorrete un po' con il dito. Seguiteci su Instagram, Matti_official. E ciao. Ciao.